Salmo di apertura, il Salmo 133-132. Ecco quanto è buono e quanto è soave che che i i fratelli fratelli vivano vivano insieme. insieme. È come olio profumato sul capo che scende sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. È come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. Gloria Gloria al al Padre Padre e e al al Figlio Figlio e e allo allo Spirito Spirito Santo, Santo, come come era era nel nel principio, principio, e ora ora e e sempre, sempre, nei nei secoli secoli dei dei secoli. secoli. Amen. Amen. Perché questo salmo, in rapporto al brano di Vangelo di questa sera, Questo salmo e dice quanto è buono e quanto è bello stare insieme in armonia, in casa, in famiglia, con tutte le relazioni e di affetto che ci sono, ed è paragonato questo vivere insieme al profumo, e lo si avverte, è segno di gioia, è segno della presenza, e la presenza è Dio. Non solo è come profumo, ma è la rugiada che feconda, è la benedizione, cioè rende la vita bella e ricca di frutti. Ora, questo che si dice del vivere insieme in famiglia, e lo vedremo questa sera in modo più sorprendente nel Vangelo, noi siamo chiamati a far parte della famiglia di Dio, entriamo a far parte della Trinità, siamo madre, sorelle e fratelli di Gesù. Del figlio. Ecco, è la sorpresa che vedremo questa sera in un brano che è molto breve ma molto concentrato. Viene a pensare circa questo salmo che è di un bello e di un buono lo stare assieme, che chiaramente non può venire da noi. Non è che dici, ma noi ci siamo così reciprocamente simpatici che stiamo assieme ed è una cosa bella e buona. Quello che dice il salmo e dice il Vangelo dipende, cioè è indicazione che questo è frutto della volontà di Dio, ecco, è una derivazione diretta della sua bontà, della sua bellezza, del suo amore, sì, con il riflesso della Trinità. Il brano è da Matteo, capitolo 12, versetti 46-50. Conclude il capitolo 12. Leggo. Mentre egli parlava ancora alle folle, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori in disparte, cercando di parlargli. Ora uno gli disse: ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti. Ed egli rispondendo a chi lo informava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E stesa la sua mano sopra i suoi discepoli, disse: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è mio fratello, sorella e madre. L'episodio lo conosciamo anche in altre versioni, in Marco e Luca, dove si racconta che i suoi di Gesù sono andati per prenderlo perché era pazzo e per curarlo, e Matteo riferisce lo stesso episodio con un'altra ottica. E per Marco, questo racconto è l'apice della crisi nel ministero di Gesù.
Ecco, Gesù che in Galilea non è capito dal Battista, non ha capito dalla sua generazione, i capi del popolo decidono di ucciderlo, decretano che è indemoniato e i suoi dicono è matto. Il quadro è completo. Invece Matteo utilizza lo stesso episodio, come vedete qui, per dire un'altra cosa, cioè che questa crisi si risolve positivamente. Se voi notate, in ogni versetto, e per 5 volte si parla di madre, fratelli, madre, fratelli, madre, fratelli, e alla fine fratello, sorella e madre. È chiaro, se viene fuori 5 volte madre, 5 volte fratello, e una volta Gesù alla fine aggiunge anche in modo enfatico sorella, si sta parlando di una parentela molto stretta. Se su poche righe si parla di questo, e sono miei, tuoi, miei, tuoi, miei. Gli altri gli dicono tuoi e lui dice i miei. Anzi, il cronista dice i suoi, un interlocutore dice i tuoi e Gesù dice i miei. Si sta parlando dei suoi familiari. E questo brano ci presenta come i discepoli fanno parte della famiglia di Gesù. Della famiglia non secondo la carne, ma della famiglia secondo lo spirito. Anzi, non solo in qualche modo fanno parte della famiglia, ma la prima espressione, l'ultima che esce, è madre, sua madre, mia madre. Ogni discepolo è chiamato a diventare madre di Dio, a dargli corpo, nella propria vita, nella propria storia. Anzi, lui stesso diventa questo corpo di Cristo, animato dallo Spirito. E in quanto madre che gli dà corpo, diventa uguale a lui, quindi suo fratello, ed entra in seno alla Trinità. E ciò che ci fa consanguinei di Gesù, cioè con lo stesso sangue e la stessa vita, non è la carne e il sangue materiale, ma è la vita stessa di Dio, il sangue di Dio, che è il suo spirito, cioè il suo amore. L'amore per Gesù, che si esprime nell'ascolto della sua parola e nel fare la sua parola, è proprio ciò che ci fa uguali a lui, ci inserisce nella Trinità. Se uno mi ama e osserva la mia parola, io e il Padre verremo a lui e prenderemo dimora in lui. Cioè diventiamo di casa di Dio e con lui. Ed è la dignità più alta che l'uomo possa sognare, diventare madre, sorella, fratello del Figlio di Dio. E questa è la prospettiva con la quale si chiude tutta la crisi, quindi una prospettiva positiva. E adesso vediamo il testo più da vicino. Ma mi pare possa essere utile immaginare anche la scena, e della scena vedere il gesto di Gesù. Si dice che stende la mano verso i suoi discepoli, sopra i discepoli, è proprio è qualche cosa che è più che ostensivo, indicativo, è costitutivo. Ecco, vedi e senti la mano di Gesù che dà questa capacità, questo potere di sentirci e vivere allora fratellanza, addirittura una maternità nei suoi confronti. Primo versetto, allora, 46. Mentre egli parlava ancora alle folle, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori in disparte, cercando di parlargli. Ecco, lo sfondo è la folla anonima, e tra questa folla, all'esterno della folla ci sono i suoi, stanno fuori, e dentro c'è Gesù con i suoi discepoli, e fra mezzo c'è un intermediario che non è dei discepoli, è uno della, non è dei suoi, è uno della folla. E il discorso è rivolto a questa persona che si rivolge a Gesù. Questa folla rappresenta tutta l'umanità, tutti noi, che siamo chiamati a dichiararci, cioè non possiamo restare folla in eterno, a dichiararci o con lui o contro di lui. Se siamo con lui e diventiamo persone, diventiamo popolo, diventiamo
suoi familiari, madre, fratelli e sorelle suoi. Se non siamo con Lui, saremo la folla che grida crocifige. Cioè, siamo come i farisei, come gli altri che lo uccidono. E sempre la folla che appare nei Vangeli è qualcosa di anonimo, ma che non può restare neutro. E la folla è il contrario del popolo, il contrario della persona, e chi ancora non esce con la sua responsabilità, ma è chiamato a fare un passo, a diventare persona, a essere responsabile di quel che fa e dice, e questa responsabilità lo rende responsabile o dell'uccidere o dell'accogliere. E se anche non vuol diventare responsabile e vuol restare fuori, sarà tra quelli che li uccide. Quindi è un primo livello nel quale non si può permanere in eterno. Mi viene a pensare quasi che folla, anzi qui al plurale, folle e popolo, sia come ecco il caos primitivo e poi il mondo, il cosmo, che è bello organizzato. Cioè dall'anonimato all'organizzato in termini personali, per la chiamata del Signore. E tra la folla c'è sua madre e i suoi fratelli. Ecco, la madre la conosciamo, esce nel capitolo primo, quando l'angelo dice a Giuseppe: non temere a prendere Maria tua sposa, perché ciò che è nato in lei non è d'uomo, ma viene dallo Spirito. Ecco, sua madre è quella che gli ha dato la vita. I suoi fratelli, in ebraico i fratelli sono i parenti stretti, i cugini, e certamente essendo morto Giuseppe, se no ci sarebbe anche lui, è il cugino maggiore che si assume la responsabilità della famiglia, del clan. E allora questi parenti di Gesù si sentono responsabili di questo loro parente, che per sé è molto bravo, molto buono, gli vogliono anche bene, l'hanno conosciuto per 30 anni a Nazareth, dice anche cose belle, fa anche cose interessanti, ma deve avere qualcosa di non a posto, perché va a mettersi contro i capi, con tutte le cose belle che ci sono da fare al mondo, che è capace di fare, rischia di farsi eliminare. Quindi bisogna che impari un pochino il buon senso, anzi dicono: è pazzo. Allora prendono anche Maria per portarlo a casa e curarlo con molta... Questo è il racconto presso Marco. Ecco, Matteo evita questo dettaglio, che è pur vero, e lo lascia invece sua madre e i suoi fratelli, li lascia così fuori campo per spiegare un'altra cosa, cioè chi è la vera madre, chi sono i veri fratelli di Gesù. Perché il problema non è la parentela con lui, si tratta della parentela spirituale con lui. E la parentela spirituale nasce dall'amore, nasce nella libertà, nasce nell'ascolto della parola dell'altro, nasce nel vivere e nell'amare l'altro. Ecco, non è la consanguineità, diciamo, materiale, fisica, ma è la consanguineità, diciamo così, spirituale in senso profondo, la circolazione della stessa vita, circolazione della stessa unica parola. E questi difatti stanno fuori, cioè non basta essere madre e parente, non basta essere battezzato, lunedì venire a ascoltare il Vangelo e far tante cose buone anche eventualmente, e dire Signore, Signore, e invocarlo, e appartenere a 20 associazioni cattoliche e più altre del WWF eventualmente, e per essere a posto, per essere fratello e madre di Gesù. Cioè il criterio del fuori e dal dentro, dell'appartenenza, non è dato da un criterio visibile, è data da una decisione personale ben precisa, che poi diremo. E questi però hanno qualcosa di positivo, vogliono, cercano di parlargli, vogliono entrare in dialogo con lui. Anche noi vogliamo parlare col Signore. Il problema, e questo è già bene, voler parlare con Lui, il problema non è voler parlare con Lui, è voler ascoltarlo.
Loro li vogliono parlare per dire adesso fai quello che ti diciamo noi, come normalmente facciamo anche noi con Dio. Provate a pensare alle nostre preghiere. Noi vogliamo che tu ci faccia ciò che noi ti chiediamo, e come dicono Giacomo e Giovanni. Cioè noi gli parliamo e lui deve ascoltarci. Siamo dei suoi, per forza ci deve ascoltare. No, no, non è che siamo dei suoi e lui ci ascolta. Noi siamo dei suoi se ascoltiamo lui. Cioè il problema fondamentale della fede è ascoltare lui. Noi parliamo con Dio, ma lo ascoltiamo? Ecco, si può forse dire che il parlare con il Signore è il gesto religioso. Ascoltare la parola di Dio, ascoltare Lui che parla, questo è il gesto di fede. Ma anche nei rapporti con le persone, tante volte vogliamo parlare, sommergere l'altro con le nostre parole, fino a quando affoga e dice sì, purché mi lasci in pace. E ascoltare l'altro. Il più grande atto di amore è ascoltare l'altro. Vuol dire accoglierlo. Che l'uomo è parola, non è solo animale, che gli devi dare delle cose. È parola con la sua identità, con la sua storia. L'essere ascoltato, accolto in questa, è questo il segno fondamentale dell'amore. Cioè tu, ascoltandolo, lo concepisci. Lo prendi dentro, ti entra e diventi sua madre nell'ascolto. Difatti la maternità di Maria, dice un antico inno cristiano, sta nell'orecchio e chiama Maria la tutta orecchio. È quella, la prima che ha ascoltato il Verbo, è tutto ascolto del Verbo. E poi l'uomo dà carne alla parola che ascolta. Cioè vivi ciò che hai ascoltato, se l'hai davvero ascoltato. Per questo allora vedete la posizione ambigua, la folla, stanno fuori, vogliono parlargli, va bene, tutto, ma non basta. L'accogliere è conseguenza dell'ascolto, non del parlare. Ora, uno gli disse: ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti. Ecco, c'è uno che gli parla, uno che esce dalla folla, e il dialogo si svolge tutto tra Gesù e questo uno. È interessante, il rapporto di fede è sempre tra uno e il Signore. Non c'è la fede in massa, c'è suggestione. È il mio rapporto personale con Lui che mi fa credente, mi fa madre. La madre è una sola e ognuno è madre, è chiamato ad ascoltarlo in un rapporto personale unico. Poi se fa così entra nel popolo dei fratelli. Non è che si è fratelli, prima cosa, no, prima si è madre, cioè si ascolta. Si diventa questo uno che gli ripropone il problema e lo ribadisce bene. Fuori stanno tua madre e i tuoi fratelli, vogliono parlarti. E lui gli parla anche a Gesù. E a lui si ripropone lo stesso problema. Tu che gli parli, lo ascolterai? Quindi questo uno della folla sono io che ascolto, mi faccio il problema, pongo il problema a Gesù, Gesù mi risponderà, lo ascolterò. Quindi come vedete c'è una... i personaggi, c'è la folla e i suoi fuori, i discepoli dentro anonimi, c'è questo uno che sono io, chiamato a diventare discepolo nel dialogo con lui e rispondendo alla sua domanda. Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Ecco, Gesù invece di rispondere fa una domanda, è una domanda che sembra estremamente stupida, è così evidente chi è la madre, che non conosce chi è sua madre, che non conosce chi sono i suoi parenti con i quali ha abitato 30 anni,
Gesù invece fa una domanda dove mette in questione chi è mia madre e chi sono i miei fratelli. Mette in questione la cosa più ovvia. E tutto il Vangelo, se voi notate, è un mettere in questione le cose ovvie. È tutto uno scrolla certezze il Vangelo. La certezza è almeno la madre, i fratelli. No, chi è? Non è così chiaro come tu pensi, essere madre e fratello. Perché essere madre e fratello non è un'appartenenza carnale o di sangue. È un'altra cosa molto più profonda, è una cosa divina l'essere madre e fratello. E Maria stessa è madre non per volontà d'uomo, di carne o di sangue, ma per opera dello Spirito. Perché ha detto sì al Padre, per quello è madre. Quindi il problema per diventare madre è dire sì al Padre. Ecco, è interessante questa domanda che mette in questione, ma chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Chi sono? Noi domandiamo chi sono i credenti? Sembra evidente, i credenti sono quelli che vanno in chiesa, sono i battezzati, sì, tutto vero, ma non è vero. Un'altra cosa vuol dire essere credente, essere discepolo. Quindi, come vedete, è una messa in questione di quelle cose ovvie per capirle in profondità, perché anche sua madre è madre nello spirito, se no non sarebbe stata sua madre. E ora vediamo la risposta. Vedete, tutto anche il brano è costruito con un buon artificio per tiene in sospeso per dire adesso cosa vorrà dire essere madre e fratello di Gesù. No, pensavo alla, così, al fatto valido didatticamente di preporre una domanda. Cioè avrebbe potuto dire Gesù, no, momento, vi spiego io chi è mia madre, chi sono i miei fratelli. Cioè avrebbe potuto procedere in modo così affermativo, assertivo. E invece no, formula la domanda, perché almeno per qualche tempo uno rifletta e mette in questione, si domandi se quello che dà per scontato, approfondito, non possa essere diverso. Chi è? Bene, dice, e stesa la sua mano sopra i suoi discepoli, disse, ecco mia madre ed ecco i miei fratelli. Ecco, Gesù stende la mano. L'ultimo miracolo che aveva fatto era quello che aveva la mano secca e gli ha detto stendi la mano. E nel contesto estendere la mano per ricevere il dono del sabato, il cibo del sabato che è Cristo stesso, che è il figlio che si dona. Ecco, ora lui stende la mano, lui stesso, su chi ha steso la mano. E tra l'altro proprio quando dice stendi la mano, gli altri tenderanno la mano per ucciderlo. Cioè chi non stende la mano per accoglierlo, la tende per ucciderlo. E Gesù che stende la mano è importante, e diceva Filippo, non è solo che indica chi sono sua madre, i suoi fratelli nei discepoli, questo stendere la mano è l'azione, è la potenza. Gesù dice, nessuno può rapirli dalla mia mano, come neanche dalla mano del Padre. Il Padre e io siamo uno, la mano è la potenza, la protezione, l'aiuto, la forza. Ecco, i discepoli hanno la potenza, la protezione, l'aiuto e la forza del Signore fino alla fine dei tempi. Io sono con voi fino alla fine del mondo. E Gesù si identifica con questo gesto con loro. Cioè, i discepoli hanno la sua stessa potenza. Difatti, ecco, e la potenza del Signore, vedremo qual è quella di fare la volontà del Padre. Ed è per questo che dice verso di loro, ecco, sono mia madre e sono miei fratelli. Ecco, madre e fratelli sono due rapporti diversi, no? La madre è un rapporto asimmetrico, di dipendenza, dipendi dalla madre. La madre ti dà la vita. Ora il discepolo è colui che dà la vita al Signore, lo fa vivere. Dio non vive, Dio è amore, esiste dove è amato, lì vive, altrove è ucciso.
Quindi realmente diventiamo sua madre, gli diamo vita, diamo corpo a Dio nel mondo. Allora, se la madre è colei da cui si dipende, non circa, come dire, un accessorio, ma circa la vita, allora Dio vuole aver bisogno di noi. Cioè la vita dipende di Dio da dipende da noi. Come Maria ha detto sì, poteva dire no. Dio dipende dal nostro sì, perché lui è sempre sì. Se c'è il nostro sì diventa reciproco, e la reciprocità è vita e amore, la non reciprocità è morte. E diventiamo quindi madre. La cosa più bella dell'uomo è che diventa madre di Dio, come Maria. E quindi è interessante, è un rapporto nei confronti di Dio che abbiamo di protezione. Dio è nelle nostre mani, si affida a noi, come era nelle mani di Maria nella nascita, come sarà nelle mani delle donne nel sepolcro, è nelle nostre mani, nelle mani dei figli degli uomini. È ciò che sperimentiamo anche nell'Eucaristia, si dà nelle nostre mani. Abbiamo su di lui ogni potere di dargli vita accogliendolo e lasciandolo vivere in noi nell'amore, o di rifiutarlo. Questo è il grande potere dell'uomo. Ecco, per sé il potere non è rifiutarlo, il grande potere è che realmente ciò che Dio è per natura noi lo diventiamo accogliendo il dono, diventiamo come lui. Quindi ha detto stendi la mano, proprio come Adamo aveva steso la mano sull'albero sbagliato ed ebbe la morte, ora ci fa stendere la mano sull'albero della vita, sull'albero di Dio, sul corpo dato per noi. Il riferimento che Silvano faceva poco fa ad Adamo mi fa venire in mente, ecco, visivamente, la creazione di Adamo nella Cappella Sistina, dove ci sono queste due mani che si tendono l'una verso l'altra. Ecco, qui è la nuova creazione. All'uomo è chiesto di aprire la mano per ricevere quel dono che la mano stesa di Gesù vuole consegnare. È la capacità, la possibilità, il poter essere madre e fratello di Cristo. Ecco, madre e figlio hanno lo stesso sangue, ecco, la stessa vita. Ecco, la vita di Dio è lo Spirito Santo, l'amore tra padre e figlio. Ecco, noi diventiamo madre di Gesù, abbiamo cioè il suo stesso spirito, il suo stesso sangue, la sua stessa vita, il suo stesso amore. L'amore che lui ha per noi l'abbiamo anche noi per lui. E così diventiamo uguali a lui, cioè suoi fratelli, e nasce quindi la fraternità tra noi. Vediamo che il reciproco, proprio lui ci dà la sua vita, questa viene comunicata a noi, e noi gli diamo la nostra carne, intesa proprio come umanità e come anche debolezza. Ecco, questo è lo scambio che intercorre fra lui e noi, fra noi e lui. Motiva, dice, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è mio fratello, sorella e madre. Ecco, il perché di questo è la volontà del Padre mio. È il tema dominante di tutto il Vangelo di Matteo. La volontà è sempre in connessione al Padre. Ecco, in cosa consiste la volontà del Padre? La volontà del Padre è il suo amore per il Figlio e per tutti gli uomini che sono suoi figli. Questa è la volontà del Padre. Gesù è il Figlio, il Verbo, perché è la perfetta volontà del Padre eseguita, ha la stessa volontà del Padre, ha lo stesso amore del Padre, ha la stessa vita del Padre, ha lo Spirito Santo, che è l'amore tra loro due. Ecco, noi siamo chiamati, come lui, a fare la volontà del Padre, cioè a avere lo stesso Spirito. E come si fa a fare la volontà del Padre?
Semplicemente ascoltando Gesù e facendo la sua parola. Gesù è la volontà del Padre perfettamente eseguita. Ascoltando Lui e facendo come Lui, noi diventiamo come Lui. Abbiamo la stessa volontà del Padre, c'è lo stesso amore del Padre. E l'amore del Padre è appunto lo Spirito Santo, quindi noi abbiamo la vita di Dio ed entriamo nella Trinità. Come amati dal Padre, come amanti il Padre e i fratelli nel Figlio. Ecco, costui mi è fratello, sorella, madre. Ecco, l'ultima che mette è madre, per mettere in posizione enfatica, come all'inizio stava madre, ora lo pone alla fine. La prima cosa è che facendo la volontà del Padre, che sta nei cieli, diventiamo sua madre sulla terra. Ce lo facciamo vivere. E Maria è la prima donna che ha detto sì alla volontà del Padre ed è nato il Figlio. Guardavo adesso la traduzione che abbiamo sott'occhio e dice per me, fratello, preferisco proprio, come dice il testo originale, questo possessivo. Non è la quisquiglia, semplicemente, ma poca differenza, no? Dice, mio fratello. E allora a questo punto si possono anche rivedere e risottolineare tutti i possessivi che ci sono, prima anche. Cioè c'è un rapporto di appartenenza, di reciproca appartenenza. Noi siamo suoi, perché lui è nostro, lui si è dato a noi, e noi possiamo essere suoi. Pensavo a questo tema del far la volontà del Padre, e dicevo che il centro del messaggio di Gesù, lui è il Figlio che fa la volontà del Padre, e il centro della sua esistenza, e lo vediamo nell'orto, quando dice al Padre, Abba, non la mia ma la tua volontà. Lui è il primo che passa dalla mia, dalla propria, alla volontà del Padre, per questo è il Figlio. E noi facciamo sempre la nostra volontà, io faccio la mia volontà mi rende egoista, pongo me al centro di tutto, vivo della mia volontà di potenza e alla mia volontà di potenza sacrifico tutti gli altri, cioè vivo della morte e semino morte. Se invece faccio la volontà del Padre, che è amore per tutti, ecco che vivo dell'amore, della vita di Dio. Quindi il passaggio è dalla mia alla sua volontà. E tutto il centro della vita cristiana, può sembrare strano, è il non fare la propria volontà. Suppone persone molto adulte, che sanno quel che vogliono, e che sanno fare anche la loro volontà se occorre. Però il punto d'arrivo è non la mia, ma la tua. Perché se ognuno di noi vuol fare la sua volontà, cosa facciamo? Litighiamo l'un l'altro. Ognuno fa prevalere la sua volontà, cioè le sue paure, i suoi egoismi. Invece ciò che ci unisce è la volontà del Padre che è amore per tutti e che abbraccia tutti. È lo Spirito Santo, la volontà del Padre. Vivi di questo Spirito che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, libertà. È la vita dell'uomo ed è la vita stessa di Dio, la volontà del Padre. Se non vivo di questa volontà, vivo della mia tristezza, del mio egoismo, delle mie paure, delle mie prevaricazioni, dei miei peccati, delle mie, di tutto ciò che è mio e che stritolo. Ed è questo compimento della volontà del Padre che mi fa diventare figlio. Divento madre di Gesù, cioè gli do vita, gli do corpo nella mia vita, il Verbo si fa carne in me. E io stesso divento come lui figlio. E quindi divento fratello degli altri, fratello suo. E poi Gesù aggiunge anche sorella, il cronista diceva sua madre e i suoi fratelli, l'interlocutore dice tua madre e i tuoi fratelli, non parla di sorelle, perché le sorelle non potevano uscire di casa e andare a prendere Gesù. Gesù invece parla anche di sorelle, perché le donne non potevano essere discepoli. Per Gesù invece le donne non solo possono essere discepoli, ma sua madre è stata la prima donna che è stata madre sua.
E tutte le donne, uguali agli uomini, possono e devono essere discepoli, cioè che compiono la volontà di Dio. Quindi c'è una parentela che non guarda più in faccia né alla divisione di dentro e fuori, di appartenenza, né di cultura, né di sesso, né... cioè tutte quelle che sono per noi le discriminazioni non valgono. C'è invece qualcosa che unifica tutto, è la volontà, l'amore del Padre, lo Spirito Santo, la vita di Dio, l'amore tra padre e figlio che viviamo in prima persona. Ecco, questo è aperto a tutti al di là di ogni barriera. E così come vedete questi due capitoli di crisi, che, nei quali sembra che tutto venga distrutto nell'opera di Gesù, in realtà si apre la prospettiva più bella del Vangelo, che all'uomo è donato diventare madre, sorella, fratello di Gesù, del figlio. Che possono essere utili come testi il Salmo 133 che abbiamo visto, Matteo 1:18-24, dove si parla della maternità di Maria per opera dello Spirito, quindi Maria è la prima che è madre di Gesù proprio nello Spirito perché lo ascolta. Poi Matteo 11:25-30, dove Gesù parla del suo rapporto di figlio col Padre, offerto a tutti gli infanti, a tutti i piccoli. Luca 1:26-38, è la famosa scena dell'Annunciazione, Maria che dice sì a Dio. Giovanni 1:18, che è tutta una speculazione sul Verbo che si fa carne e chi lo accoglie diventa figlio di Dio. Ancora Giovanni 14:15-24, dove si parla dell'amore per Gesù e dell'ascolto della sua parola che ci fa dimora di Dio. E poi dalla prima lettera di Giovanni tutto il capitolo terzo, che comincia dicendo: guardate quale grande dignità ci ha dato Dio, che non solo siamo chiamati, ma siamo in realtà suoi figli. Un momento di stacco, di silenzio e di riflessione, meglio di ripresa del testo e delle risonanze. Ecco, parentela con Dio. Allora, chi fa la volontà di Dio può diventare in certo modo figlio di Dio Padre, fratello di Dio Figlio, in certo modo come Lui. Ma diventerete come Lui, non è anche la tentazione del serpente nel terzo capitolo della Genesi? Sì, è la tentazione, ma tutte le tentazioni sono sempre su qualcosa di buono. È sbagliato il modo. Cioè l'uomo non poteva essere tentato di diventare come Dio se non avesse dovuto diventare come Dio. Infatti tutto il Vangelo ci dice di diventare come il Padre, no? Diventare come Dio. Diventate perfetti come il Padre addirittura, dice Matteo 5:48. Il problema è come è Dio. Quindi Adamo ha sbagliato sul come, non sul fatto di voler diventare come Dio. Dio è diverso di come lui pensava. Cioè lui pensava un Dio potente, che schiaccia, che toglie la libertà, e allora ha pensato di diventare Dio anche lui allo stesso modo. Difatti l'esempio del nostro Dio sono i re potenti che schiacciano, tolgono la libertà, sono onnipotenti e gli altri peggio per loro. Ecco, Dio non è così. Dio invece è amore, misericordia, tenerezza e compassione, dà libertà, si fa servo e dobbiamo diventare come lui. Tant'è vero che il passaggio appunto è dalla mia alla sua volontà, cioè noi abbiamo uno spirito e lui un altro spirito, un'altra volontà. Cioè la sua volontà è l'amore, la vita, il dono, il perdono, il servizio. La nostra volontà invece è il dominio, il possesso, l'egoismo, la morte, la chiusura. E la conversione è il passaggio dalla mia alla sua volontà. E Gesù è quello che mi rivela questo passaggio e me lo dona.
e che l'ha fatto in prima persona a caro prezzo anche. L'aggiunta, sì, è oggetto di tentazione ciò che da parte di Dio invece è volontà di dono. Ecco, la tentazione ha una certa stupidità, infinita, proprio per questo, perché noi cerchiamo di carpire ciò che Dio vuol darci, è il modo con cui noi interveniamo per carpire ciò che appunto è dono da parte di Dio, l'essere come Lui, per esempio. È molto facile pensare che venendo lunedì sera a ascoltare la spiegazione della parola di Dio e fare 50.000 cose, magari anche buone, siamo sulla strada giusta. E invece ho sentito che bisogna fare una decisione personale ben precisa. Volevo essere certa di aver capito bene che la precisione personale ben precisa è quello di non fare la mia volontà ma cercare la volontà del Padre, però volevo avere la conferma per cortesia, grazie, chiedo scusa. Non posso non confermare, anche se non riesco a farla, perché sennò mentirei. C'è il senso di tutto il Vangelo proprio questo, ed è ciò che ha fatto fatica anche Gesù, ha sudato sangue. Il passaggio dalla mia alla tua volontà vuol dire che anche lui ha percepito questa lotta come uomo, e questa lotta è l'essenza del peccato che lui ha sperimentato senza farlo, ma non occorre fare il peccato, in genere chi non lo fa che lo sente di più proprio. E questa paura della nostra volontà che si chiude in se stessa, ecco, nell'inganno, pensando che così so io quello che è bene per me e non mi fido di lui, e tutti facciamo così e per questo ci facciamo del male e nasce tutto il male del mondo, invece a questo amore assoluto del Padre verso di me e mio verso di lui e verso gli altri, che crea tutto un altro mondo di relazioni, dà la vita eterna già ora. È già il passaggio dalla morte alla vita, da questo sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. E comunque è il problema serio di tutta la vita, e anche Sant'Ignazio nel suo libretto degli esercizi spirituali c'è una nota, 189, che è il clou di tutti gli esercizi, e dice: e ognuno ritenga di progredire tanto nella vita spirituale quanto più saprà rinunciare ai suoi interessi, alla sua volontà, ai suoi gusti. Perché tutto il male lo facciamo perché faccio la mia volontà, quel che interessa a me, quel che piace a me, e l'altro, peggio per l'altro. In realtà peggio per me, non sono più né figlio né fratello, distruggo me e distruggo gli altri. E ci vuole davvero una grossa ascesi. E non importa il risultato. L'importante è capire che bisogna far così, perché se non capisco questo, allora... non c'è nulla da fare, resto una bestiola, fa quel che gli piace, gli altri peggio per loro, e resto sempre accartocciato su me stesso, e l'altro sarà sempre una funzione di me, se mi gratifica mi va bene e lo mangio, così lo uccido, se non mi va bene lo butto via, così lo ammazzo, non avrò mai un rapporto libero di amore e di affetto che mi costruisce. Cioè l'amore è proprio la realizzazione dell'io nel superamento dell'egoismo. Oggi si dice uno si deve realizzare, si realizza chi fa la sua volontà, e sono affermazioni anche molto pericolose. È chiaro che uno si deve realizzare, ma come si realizza uno? Facendo il dittatore, grande o piccolo, ognuno almeno nei suoi piccoli rapporti? Oppure vivendo a livello personale, interpersonale, comunitario e più ampio, un rapporto di libertà, di amore, di dono, di perdono, di compassione, di tenerezza. E questa è. Ed è il cammino della vita e della storia. E se anche la storia andasse in direzione contraria, non importa, nel senso che
Può anche darsi. È capitato con Gesù, solo lui si è opposto, basta uno che salva tutti. Però ognuno di noi è chiamato a vivere questa libertà ormai, nel mondo in cui viviamo, eh. Io cercavo di calare nella mia vita una frase: il punto di arrivo è non la mia ma la tua volontà. E pensavo che nella migliore delle mie giornate, quello che cerco di fare è di organizzare bene la mia vita, il mio lavoro, il rapporto con i figli, con gli amici. Però allora Dio mi dice: ma tutto questo tu lo devi avere in affitto. E invece io, mentre cerco di far bene, mi ci affeziono. E allora un'altra frase che è stata detta: sembra che tutto venga distrutto. In effetti è un po' così, cioè io la differenza che vedo è un po' tra il vivere un programma a cui mi sono affezionata e il vivere il programma che momento per momento mi può capitare. E mi è difficile considerare questo non affezionarmi, perché non è al programma che mi devo affezionare, ma è invece è piuttosto all'affidarsi. Io credo appunto quello che dici è interessante, poi ognuno deve stare attento un po' come interpretarlo, perché c'è gente che vive senza programma, vivendo a caso, dico: per favore fatevi un programma e osservatelo e cominciate a far prima la vostra volontà, cioè esercitatevi nella volontà, cercate di sapere quel che volete e organizzatevi bene. Poi quando siete abbastanza adulti di sapere quel che volete, perché normalmente si può restare anche bambini fino ai 90 anni senza: cosa voglio? Boh, quel che mi dirà l'altro, per non dispiacergli dirò di sì. No, devi sapere ciò che vuoi e devi programmarti. Poi cominci a dire: quel che voglio è proprio giusto, giova davvero per crescere nell'amore, nella libertà per me e per gli altri. Allora mi sono dato una struttura, una macchina che posso far funzionare, poi perché ce l'ho, ce la faccio funzionare anche per la libertà, non solo per l'oppressione. Quindi è bene programmarsi, poi è bene nel programmarsi mettere dentro, domandarsi: ma che programma ho messo dentro? Come lo uso? E poi c'è un terzo elemento, e quando si va un po' avanti nella vita ci si accorge che in fondo si è abbastanza allenati per fare le cose che si devono fare, ne capitano altre, invece di difendermi comincio a capire che possono avere un senso profondo, e allora posso vivere a questo terzo livello anche molto libero, ma perché ho una disciplina, ho un programma, so ciò che voglio, e se capita qualcosa che non voglio vorrà dire che a qualcosa mi interrogo, non lo escludo a priori. E come direi, il compimento della volontà di Dio non è semplicemente il dire: faccio a casaccio quel che capita. Questo può essere anche un tentare Dio. Faccio quello che qui e ora, tutto sommato, con discernimento, mi pare che sia la volontà di Dio su di me, non in generale. Per quel che ci riesco. E spero domani di capirla meglio, di riuscirci meglio e avanti. E se poi mi accorgo di aver sbagliato, cambio, mi verifico e cambio. Quindi con questa libertà. Che vedete è tipico anche della struttura del Vangelo, ci accorgiamo ogni brano in questo poi molto chiaro, che il Vangelo un po' scrolla le certezze, ma non per metterti nel dubbio o nell'angoscia. Perché il punto che hai acquisito non deve essere una trappola che non ti muovi più da lì, ma un punto di partenza per esplorare altro più interessante ancora, per aprirti un mistero più vasto.
Quindi non è che si diverte solo a buttare giù certezze per darti il panico. Tieni le certezze che hai. Poi se sei abbastanza intelligente e adulto, mettere in questione per vedere se c'è di meglio. E vai avanti con fiducia. Però è importante in tutta la tradizione cristiana, in tutta la Bibbia, questo compiere la volontà di Dio è il centro di tutto ed è la somma libertà dell'uomo. C'è la volontà di Dio che è amore, che è libertà, che è salvezza, porla come obiettivo, mentre normalmente poniamo i nostri piccoli voleri, che sono i nostri capricci, e li imponiamo agli altri e a Dio, che è una grossa schiavitù. E magari diciamo Dio lo vuole. Io volevo dire due cose che mi hanno colpito. Intanto quando Gesù dice fratello, sorella e madre, io credo che ogni parola del Vangelo non sia stata scritta a caso e queste parole mi hanno fatto tornare indietro alla creazione. Quando Dio crea Adamo e poi crea Eva, c'è una conseguenza, un qualcosa che viene, un passo che segue l'altro. E poi Gesù aggiunge madre. E io sono rimasta folgorata 2 anni fa, il giorno dell'Immacolata, perché ho pensato alla Madonna che è riuscita ad avere un figlio da Dio e mi ha colpito perché lei deve averlo amato così tanto, questo Dio doveva essere per lei l'unica cosa al mondo, cioè non le interessava di fare qualcosa, non le interessava, le interessava di stare con Dio, lui era tutto per lei, no? E l'ha amato talmente tanto che gli ha dato un figlio e credo che davvero noi siamo proprio, nella misura ovviamente, fatte le debite proporzioni, siamo proprio chiamati a questo, stare talmente attaccati. Da generarlo, da generare il figlio di Dio, e lo stare con lui, è lui che ci deve importare, dobbiamo amarlo veramente talmente tanto da arrivare a questo, vorrei che questo potesse essere così. Sì, poi credo il Vangelo ci spiega bene cosa vuol dire amare Dio, vuol dire ascoltare la sua parola. E perché non si ama con la parola, con la lingua, ma coi fatti, e la verità. Coi fatti che sono veri, perché ci sono fatti molto, molto falsi. Ecco, quindi proprio quest'amore. E a me come uomo colpisce una cosa, ecco, è molto bella, diventare madre di Dio. Ecco, è per ogni uomo. Stavolta si rivendica la parità anche da parte degli uomini. Ecco, anche gli uomini possono e devono diventare madre di Dio. Quindi ciò che è più tipico della donna, diventare madre, ecco, è riservato a ciascuno di noi. Perché c'è una maternità spirituale che è l'accoglienza assoluta, è la qualità di Dio Padre, l'essere madre. È l'accoglienza assoluta alla quale è chiamato ogni uomo. Come il padre accoglie il figlio, e il figlio è il padre, e questa accoglienza è lo spirito e Dio, così noi siamo chiamati a avere questo stesso spirito, che ci fa madre, cioè ce lo fa generare nella nostra esistenza. Ecco. Per cui poi il figlio che generiamo, siamo noi stessi, generati dalla parola che ascoltiamo. E come vedete non è questione solo di sentimenti, perché certamente i suoi gli vogliono bene, però stanno fuori e pensano che è pazzo. Quindi i suoi non sono sua madre e i suoi fratelli. Chi sono mia madre e i miei fratelli? Quindi non basta volergli bene,
Certamente nessuno gli voleva più bene di loro. C'è un bene che non è un bene, c'è un affetto che è cieco e non è illuminato, cioè che non conosce l'altro come altro e non ama l'altro, ma ama la propria proiezione nell'altro e lo riduce a sé. Questo anche nei rapporti più stretti, che poi falliscono appunto oppure fanno star male. C'è invece un'altra cosa, ecco, quelli che fanno la volontà di Dio, e dice altrove, quelli che ascoltano e fanno, quelli che conoscono e fanno, cioè è davvero un conoscere bene l'altro, e tutto il Vangelo è una messa in questione di come noi conosciamo Dio, perché noi amiamo quel Dio che conosciamo, ma quale Dio conosciamo? Anche i suoi amavano quel Gesù che conoscevano, ma non era quello Gesù. Quindi c'è davvero una crescita della conoscenza e della vita e dell'ascolto della parola, perché lo conosci se la fai, che fa cambiare il registro all'amore, che dai sentimenti solo pii e devoti di cui sono lastricate le strade dell'inferno e tutte le devozioni, le illusioni e le perversioni, a un amore che diventa davvero amore dell'altro come altro, che diventa tua vita perché fai quello che è lui. Ed è su questo che va puntato tutto, ecco, che l'amore si dimostra più nei fatti e nel mettere in comune la propria vita e ciò che si ha è a servizio dell'altro, come fa il Signore con noi, ecco. A noi normalmente il Signore è mai venuto a dirci così all'orecchio ti amo, però ogni mattina ci dà il sole, ci dà la terra, ci dà la luce, ci dà l'aria, ci dà la vita, ci dà la sua parola, dove anche ci dice ti amo, ma ce lo dice per scritto. Cioè dove tutto è da leggere come segno del suo amore, ma tutto che sono cose concrete. Così il nostro amore si manifesta attraverso tutte le cose concrete della nostra vita, che hanno uno spirito, ecco. E questo brano è davvero bellissimo perché fino all'ossessione, sono 5 versetti, parla 5 volte di madre, fratelli, sorelle. In modo che sia chiaro il tema, perché uno potrebbe magari non capirlo bene. E che è la nostra dignità, ecco, molto incredibile. Uno si domanda cosa devo fare al mondo. Beh, è una cosa abbastanza grossa. Ascoltare la parola di Dio e dar corpo nella tua vita a Dio, sì. Vivere da figlio e da fratello, detto concretamente, amare il prossimo come te stesso. Non imporre la tua volontà, ascolta anche gli altri. E tante altre cose del genere. L'ultima cosa che hai detto è una domanda che mi ero posto anche io, che appunto cosa bisogna fare? Ascoltare. Però effettivamente io mi domando e ti chiedo, cos'è questo ascolto, ecco? E com'è che si può fare in pratica? Perché è un po' di tempo che anch'io ci sto provando, ma riconosco di essere molto ignorante in questo, nessuno mi ha insegnato niente di concreto ed esempi anche ne ho visti ben pochi. Ecco, credo che l'ascolto si pone a due livelli. Uno è proprio davvero a livello di conoscenza, cioè conoscerlo come facciamo leggendo il Vangelo con pazienza, è un cammino che te lo fa conoscere, almeno così com'è. Però ti accorgi che quando credi di averlo conosciuto è un po' oltre e va bene, sarà sempre così. Poi c'è un ascolto più profondo, che è l'accogliere che lui sia così.
E poi c'è un altro livello di ascolto che è strettamente personale per ciascuno, cioè io ascoltando questa parola percepisco nel mio cuore, in modo anche semplice, cosa il Signore mi suggerisce con pace, che per me è importante che cerchi di viverlo, cioè che quella parola in me si faccia carne. Come? Ecco, credo che ognuno ha un modo per capirlo e per viverlo. Cioè non posso dirlo a nessuno, posso dirlo a me. E lo vedo normalmente anche dalle cose che mi mancano, dai miei errori, sono la spia migliore. Ecco, non occorre che mi abbatte per i miei errori, sono la spia che proprio lì, ecco, il Signore mi chiama a un avanzamento, a un'esperienza più profonda di misericordia, di accettazione, di accoglienza, cioè di crescita nello spirito, nell'amore. E direi che è tutta una vita interiore che ha ciascuno, e però ha una misura anche esterna, che è una crescita di conoscenza oggettiva di ciò che il Signore ha fatto e detto, perché altrimenti uno potrebbe dire: ma io faccio tranquillamente il killer di professione e poi amo tanto Dio mentre sparo alle persone. Beh, forse è meglio che lascia da parte in questo momento amo tanto Dio e guarda se davvero è grande amor di Dio sparare alle persone o agire in certi modi ingiusti o insultare l'altro o maltrattarlo o non accoglierlo o creare differenze, fare ingiustizie. Ecco, quindi lascia da parte l'amore di Dio e guarda se questo davvero, se Dio ama così o in modo diverso. Perché davvero l'amore del padre è poi l'amore per il fratello. Perché ci si può chiudere in una spiritualità che si autoesalta nei propri sentimenti e che non diventa invece testimonianza all'altro di chi è Dio. Però direi, è un cammino dove ci si può confrontare, ma ognuno è lui testimone in prima persona di questo. Tra l'altro è proprio, Gesù parla con uno, che vuol dire che parla a ciascuno, non parla alla folla. Anche se parla a tutti, parla a uno. E penso che questa stessa parola che abbiamo ascoltato, come sempre, ognuno la sente a modo suo, nel punto in cui si trova, come parola per lui. E a me non piace e trovo sbagliato quando chi parla deduce dalla parola quel che devono fare gli altri. Se riesco a capire quel che devo fare io, ne ho già d'avanzo. E una volta che sono riuscito a capire qualcosa, se poi lo faccio. Ecco, però questa è la mia avventura ed è l'avventura di ciascuno. Cioè, penso e sono sempre più convinto che c'è un maestro interiore, che è lo spirito. Che quando ascoltiamo la parola ci fa capire come capirla. E come faccio a capirla se capisco giusto? Ma se quel che capisci e percepisci ti dà pace, ti allarga l'animo, ti dà prospettive, ti dà fiducia, al di là degli errori che io posso commettere, ecco, questa ha buona probabilità di essere lui. Ascoltatelo bene e se continua così è bene ascoltarlo e accoglierlo. Cioè il criterio fondamentale dell'azione di Dio è la gioia e la pace del cuore, ecco, non l'esaltazione, la gioia e la pace è un'altra cosa, che diventa forza per vivere in concreto la tua vita, con spirito molto semplice. Posso dire una cosa che, non, che è una spiegazione archeologica che serve a capire il Salmo. In Egitto, nelle tombe, ci sono rappresentate le persone con dei coni
di grasso profumato in testa che col calore del corpo si scioglievano, e così l'olio scendeva sulla barba di Aronne e su quelli che non avevano la barba, sul mento. È una cosa che ho scoperto lì e trovo che spiega un po' questa frase così un po' sibillina, non c'entra niente, ma serve aiutare un po' a capire questa frase un po' strana. Ecco, che scenda su di noi questo profumo allora, perché l'abbiamo già detto, il profumo Shemen in ebraico richiama Shem, che è il nome, cioè Dio. E Dio non lo vedi ma lo senti. E c'è un fiuto di Dio che dovremmo tutti avere, come istintivamente distinguiamo appunto tra una viola e un topo morto, lo sentiamo a naso che c'è una differenza. Così dovremmo avere un naso sufficientemente buono per distinguere la vita dalla morte, Dio dall'altro. Ecco, purtroppo spesso non l'abbiamo. E il profumo è il segno, cioè Dio è profumo, cioè vita, è gioia, è benedizione.